Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore, come state? Scusatemi la luce, un po' giallina, però penso insomma che riuscirete tranquillamente a vedermi bene in ogni caso. Ma sto girando ed è sera, è piuttosto tardi, in realtà non è neanche tardi, è che praticamente le giornate si sono accorciate, di conseguenza fa buio subito e io avevo soltanto questo momento libero per girarvi questo video. Cosa vi faccio vedere oggi? Voglio condividere con voi gli ultimi acquisti in fatto di home decor e cose di casa che ho acquistato. Neanche nell'ultimissimo periodo, perché molte cose risalgono addirittura ad agosto, quando ero in vacanza ancora in Campania. E che appunto ancora non avevo avuto modo di mostrarvi, un po' per il tempo, un po' perché appunto magari ho fatto più video vlog, video di Clean With Me, eccetera. Di conseguenza li ho lasciati un attimo lì da parte, ma non mi sono dimenticata di voi perché oggi vedrete tutte queste chicche e magari potrete prendere ispirazione anche per le vostre decorazioni. Adoro letteralmente tutto quello che vi mostrerò, in particolare questa scatola bellissima. È una scatola rosa, ragazze, eccola qui. E sopra, ora magari non lo vedete, ecco, così riuscite a vederlo, c'è scritto Fill it with love. Questa l'ho presa sul sito di Jo & Judy ed era, mi pare, in saldo perché era appunto della collezione precedente. La adoro, è molto bella, ben fatta, ve la voglio far vedere anche dentro se mi riesce. Ed è anche piuttosto grande, come potete vedere. Io ho preso anche delle cartoline che sono tutte all'interno ed è veramente grande. Questa appunto la andrò a mettere su una mensola della mia libreria nello studio. Un altro acquisto che ho fatto ancora a luglio, mentre ero appunto in Campania da Casanova, è questo frigorifero. Sì, ragazze, questo è un piccolo frigo di latta. Infatti c'è scritto refrigerator, molto carino, molto stile vintage e altro non è che appunto una scatola. Eccola qui, si apre, è praticamente una scatolina che potete utilizzare in cucina ma anche in altri ambienti per ripetere quello che vi pare e nel frattempo vi fa anche da arredamento. Mi piace tantissimo. Ci sono poi degli acquisti che invece ho fatto in saldo da Maison du Monde, ma ne trovate anche di simili in giro ancora, le ho viste anche su un altro sito online, ed è questa mensolina doppia con le due mensoline appunto color verde menta e i profili in oro satinato. Mi piace moltissimo, è molto molto carina, questa la vedo bene anche non solo in uno studio, in una postazione, sia make-up, appunto lo vedo bene anche magari in un bagnetto molto molto piccolo, in un angolino per riporre un po' di prodotti o anche make-up. Veramente super utile. Questo lo pagai la metà anziché 13,650 perché era a sconto. Sempre da Maison du Monde ho preso questo quadretto piccolino con la scritta motivazionale Make Your Dreams Happen. È fatto praticamente su una tavoletta tipo di compensato di legno, ha qui appunto il suo foretto per poterlo appendere e mi piace molto, diciamo, questo effetto molto molto nature del disegno. E anche questo qui l'ho preso a sconto. Ancora da Maison du Monde, in tempi non sospetti perché appunto era agosto, ragazze, ho preso questi tovagliolini in mood assolutamente natalizio con la scritta Happy and Merry e con questa, insomma, con questo disegno molto carino. Non vedo l'ora che arriva il Natale, io lo adoro. Fatemi sapere voi nei commenti se siete pro o contro il Natale. E anche questi li ho pagati una sciocchezza perché tipo sono venuti 1,50 euro. A me piace molto fare le mise en place anche utilizzando tovaglioli di carta ma decorati e carini. Questo qui invece non mi ricordo minimamente dove l'ho acquistato, forse in un supermercato, sapete? Cioè proprio nel reparto casalinghi di un supermercato, ed è questo mestolo in legno con la particolarità di avere, insomma, al centro il foro a forma di cuore. È troppo carino, non vedo l'ora appunto di metterlo nel mio portamestoli. Naturalmente baderò bene a dire a mio marito di non utilizzarlo per girare il sugo, anche se poi il cuore è rosso, no? Da Tiger invece avevo acquistato queste grucce che adoro, perché ragazze, quando vi farò il video, anzi fatemi sapere nei commenti se lo volete sull'organizzazione dell'armadio, sui salvaspazio, praticamente queste grucce sono ottime, sono le mie preferite perché sono le uniche che veramente vi fanno risparmiare un sacco di spazio nell'appendere i vostri capi, perché sono le più sottili in assoluto, tipo quelle, diciamo, che danno in lavanderia per intendersi. E queste non mi ricordo quanto le ho pagate, ma poco. Mi piacevano appunto perché erano super rosa e le ho volute prendere. Un'altra cosa carina che ho preso, ne avevo già uno e ne ho preso un altro, lo sto aprendo, aspettate, ce la posso fare, è questo bellissimo
Cestino, questo nello specifico appunto è verde menta e mi piace tantissimo. Ragazzi, io ne ho un altro praticamente molto molto simile e quando ne ho trovato un altro uguale l'ho voluto prendere perché si può utilizzare sia come vaso per le piante ma anche assolutamente per riporci quello che vi pare. Vi fa... Sto diventando rossa, rossa, che è successo? Vi arreda subito l'angolino dove lo andate a posizionare e vi svelerò un segreto, potete farvelo anche da solo, lo vende IKEA, tutto diciamo di un unico colore, del colore base, e potete poi appunto colorarlo voi del colore che più preferite. Una cosa di cui non vi ho parlato nello specifico, ma l'avevate visto soltanto in un vlog forse, poi ho detto che ve ne avrei parlato, è questo kit di Nutella. Ragazzi, questo è il Good Morning Kit. E adesso qui ci si sono appiccicati tutti i peli del cuscino verde. Questo Good Morning Kit io l'ho comprato in aeroporto quando stavamo andando in vacanza e l'ho adorato dal primo momento. Dovete sapere che io sono una dipendente da Nutella. Ho passato tantissimi anni a mangiare tanta tanta Nutella, adesso mi sono calmata un po', ma neanche tanto rispetto alle persone normali. Adoro la Nutella e quando ho visto questo kit, che appunto si apre in questo modo qui e viene all'interno con il vasettino piccolino, il suo spalmino e la tovaglietta, non ho potuto esimermi dall'acquistarlo perché appunto per una addicted come me era assolutamente da avere. Questo l'ho pagato, non me lo ricordo, ma circa 20 euro forse, qualcosina meno. Un altro prodotto del quale vi ho parlato in un vlog ed era la bomboniera di una mia cara amica del battesimo del figlio è questa lampada bellissima della Cartel, ragazze. Questa appunto un'icona di stile. C'è anche la versione molto più grande, ma appunto l'ho ricevuta appunto per il battesimo del figlio di questa cara amica che ha pensato bene di farci questo regalo bellissimo e l'ho apprezzato veramente veramente tanto. È molto moderna ma con questo stile vintage e retro che solo la Cartel insomma riesce a donare ai suoi pezzi, veramente bellissima. All'IKEA poi ho deciso di prendere questi contenitori bellissimi, ragazzi, non so se voi li avete già visti, sono della nuova collezione, anche se ultimamente non li ho più visti in negozio, li ho presi tanto tempo fa. E ho preso sia questo con il sughero di base e i divisori, può essere un portaposate, un portapenne, un porta quello che vi pare, a me piaceva tantissimo il rosa, sia questo doppio che appunto va montato, adesso non lo è, e diventano praticamente due vaschette, una sopra l'altro, che potete utilizzare anche come porta documenti. Mi piace tantissimo, sapete che ho anche altri contenitori fatti così in ferro, li adoro, e questi rosa di IKEA, appena li ho visti, non ho potuto assolutamente lasciarli lì, li adoravo. In un negozietto di quelli a tutto 99 centesimi ho preso questi due mini vassoietti, piattini, non so come definirli, in madreperla, ragazzi, sono bellissimi e ne ho presi più di due perché ho intenzione di fargli un do it yourself che verrà super super carino e femminile. Appena lo finisco poi ve lo faccio vedere, guardate che bello è, fatto veramente veramente bene, non potevo crederci che costassero così poco, ma mi ha detto appunto che era appunto uno stock delle Filippine e quindi insomma andava terminato, mi piace tantissimo. Niente ragazze, questi erano i miei ultimi acquisti in fatto di home decor. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Non dimenticate di lasciarmi un like per il supporto al canale e di iscrivervi qui su Filomena. Amore, noi ci vediamo prestissimo. Ciao!